Una profonda devozione e il forte spirito di condivisione contraddistinguono la festa patronale di Santa Cristina a Campomarino. In tanti hanno partecipato anche quest'anno a un momento molto particolare. Alle mie spalle c'è la processione in corso lungo le vie del paese. Allora restate con noi in questa puntata di Viaggio in Molise. Poco prima della processione, in onore di Santa Cristina, incontriamo il vescovo della diocesi di Termoli Ladino, Gianfranco De Luca. Qual è il senso di una festa patronale, in questo caso per la comunità di Campomarino? Ma come dicevo poc'anzi nel piccolo commento alla parola di Dio, la festa patronale è l'occasione per fare memoria, che significa in un certo senso guardare indietro, ma per guardare avanti, perché la memoria del cristiano è una memoria viva, è Cristo crocifisso risorto. E un po' i santi, in particolare in questo caso Santa Cristina, di Cristo crocifisso risorto sono come segno e presenza. La loro vita è stata proprio tutta trasformata, innervata da questa fede in Gesù, dalla sua persona, nel caso di Santa Cristina, ecco, è la sua vita anche di giovanissima ragazza, no? È stata completamente rapita da questo amore di Dio che si rivela nel crocifisso, che vince la morte, no? Ed è stata così capace di entrare in questo dinamismo dell'amore che ha offerto la sua vita, e per questo l'ha ritrovata, come dicevo, no? L'ha ritrovata perché l'ha data a Gesù, e Gesù non prende niente, conserva tutto, no? È bello anche che questa festa quest'anno accada proprio all'inizio quasi di questa settimana dei giovani, come l'ha chiamata il Papa, la giornata mondiale della gioventù, no? Dove il Papa stesso è andato come testimone del crocifisso risorto, perché solo in Gesù c'è la ragione della vita, una ragione di una vita piena e la possibilità di una vita che vince la morte, no? Ecco, ma di una vita che prima di tutto è stata nostra, che è stata condivisa da Dio fino alla morte, perciò la nostra vita può essere condivisione con la sua vita, con la vita di Dio che ha condiviso la nostra morte. Noi attraverso, nella nostra vita, condividiamo la sua vita, e partecipiamo della sua realtà. E come spesso accade, sono tante in paese le persone che portano il nome della patrona, in questo caso di Santa Cristina. Signora Rosanna, voi avete deciso di dare questo nome a vostra figlia? Sì, per fede, perché abbiamo una grande devozione per questa santa che è la nostra patrona, e quindi avevamo questo desiderio, e quando per grazia di Dio lei è arrivata abbiamo deciso di darle questo nome. Come si vive questa giornata? Ah, si vive in modo unico e speciale, perché lo attendiamo tutto l'anno. Io spesso dico che l'anno per noi non comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre, ma dal 24 luglio a mattina, con la banda che arriva in chiesa, fino alla sera, ed è così che ci auguriamo l'inizio del nuovo anno. Cristina, allora ti senti emozionata in questo giorno, in questa giornata? Sì, tantissimo. Tu quanti anni hai? Quasi 11. Invece questo nome, ti senti legata alla vostra santa, alla vostra patrona? Sì. Vieni in chiesa, partecipi anche ai vari momenti durante l'anno? Sì, sì. E sono tante le opere che l'artista Liliana Corfiati ha realizzato in questi anni nel borgo di Campomarino. Anche quest'anno è stato inaugurato un nuovo significativo murales alle nostre spalle. Cosa rappresenta, Liliana? Questo murales rappresenta la santificazione della santa, Santa Cristina, che è la patrona di Campomarino. Io sono particolarmente devota e ho pensato bene di fare un omaggio alla santa, anche per, diciamo, non solo per ringraziarla, ma anche da parte di tutto il popolo di Campomarino, che sono molto devoti a questa patrona. Quindi in questo murales ho ritenuto opportuno rappresentare la sua santificazione, perché Cristina è stata una santa, una grandissima santa, perché è stata indomita nella fede ed è morta vergine e martire all'età di 14 anni per mano del suo patrigno, che era pagano, perché non ha mai rinnegato la sua fede in Cristo.
In un'epoca come quella in cui stiamo vivendo adesso, molto difficile, io penso che un esempio di santità di questa santa sia molto importante, perché ha avuto una grande costanza nella fede. La fede è importante ancora tutt'oggi e sarà sempre importante, perché la fede vuol dire amore, e oggi come oggi questo amore può fare tanti miracoli. Ecco perché io ho dipinto questa santa. L'altare è quello di questa chiesa, la chiesa di Santa Maria Mare. Io ho dipinto il suo altare dalla chiesa di Santa Maria Mare, e quindi ho pensato bene di dipingerla mentre sale le scale, perché l'input l'ho avuto da questo fabbricato, da questa casa, questo muro dove c'è una scala naturale, e quindi è da lì che parte poi tutta la scalinata. C'è sempre un mix di vero e di falso nei miei dipinti, come in tutti i miei dipinti. Abbiamo conosciuto una piccola Cristina, ma anche, come dire, la versione maschile di questo nome, signora Maria Grazia, suo figlio si chiama Cristian, che deriva proprio appunto da Santa Cristina. Anche per voi un atto di affidamento, di devozione alla Santa Protettrice? Esatto, proprio così, sì. Cristian, tu quanti anni hai? 8 anni. Allora il tuo nome si lega alla vostra protettrice, la patrona di Campomarino? Sì, sì. Ora segui vari momenti in chiesa per accompagnare la patrona in processione? Sì. Per lui è molto importante. Poi per te è molto importante per te questo giorno, vero? Sì. Poi ci sono anche dei momenti insieme agli amici, quindi che condividerete la festa? Le giostre, i momenti di scherzo, però con gli amici, per ora queste cose sante. E tu anche una preghiera davanti a Santa Cristina? Sì. E da Campomarino si conclude il primo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla festa patronale di Santa Cristina. Vi ricordiamo che potete rivedere questa e le altre puntate anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96.